Ciao a tutti, ben ritrovati o ben trovati. Torno a fare video dopo un po' perché ho voglia di mettermi un po' più in gioco durante questa zona rossa in cui mi trovo. Ho preferito una zona fucsia così per ravvivare un po' l'ambiente. Di cosa parleremo in questa serie di video che voglio preparare, che voglio lanciare? Chiacchiereremo della mia libreria, quindi una cosa molto personale. Ognuno di noi, immagino, abbia i propri volumi preferiti, i propri libri preferiti nella propria collezione, e quello che voglio fare è un po' aprire, diciamo, le porte della mia libreria in casa, mia e di mia moglie, e farvi vedere un po' di volumi che abbiamo raccolto, collezionato, che stiamo amando o che abbiamo amato e fanno parte ormai, diciamo, della famiglia. Spero di farvi scoprire un po' di chicche da questo punto di vista, un po' di volumi magari introvabili, ci sta, o comunque di darvi, spero, dei consigli su qualcosa che a me è piaciuto tantissimo e che ha per me un significato magari molto profondo, molto grande, o mi ricorda particolari avvenimenti e quindi sono particolarmente affezionato. Ogni libro, ogni volume, ogni fumetto che vi farò vedere racconta una storia, non solo dentro, proprio ha una sua storia legata a me, legata alla mia vita, e penso sia uno dei modi più carini per rendervi partecipi, quello di farvelo apprezzare, di farvelo scoprire e di, diciamo così, navigare assieme tra le varie pagine, tra le varie vignette e così via. Una cosa importante che mi sento di dirvi è che queste non saranno delle recensioni, quindi io vi farò vedere un po' di tutto, come se foste a casa mia e chiacchierando vi facessi vedere questo o quel volume. Semplicemente è un modo che ho per farvi scoprire qualcosa di nuovo e che per me ha avuto un significato molto molto grande o che tuttora amo particolarmente rileggere e riguardare. Sono Teo, sono un disegnatore e sono un grande appassionato di fumetti. Benvenuti nella mia libreria.